Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri ospiti, ringrazio per aver accettato il nostro invito. Questo per noi è un appuntamento molto importante perché ci consente di fare un po', diciamo, il punto su quello che è stato fatto, ma soprattutto quello che dovrà essere fatto per uscire definitivamente dalla pandemia e soprattutto per sfruttare al meglio le che saranno le prossime opportunità. Per questo noi ringraziamo innanzitutto il sottosegretario alla salute Andrea Costa che ha accettato il nostro invito e che è qui appunto con me collegato e che ci aiuterà a capire quali sono le prossime mosse del governo, che cosa stiamo facendo e dovremo fare per uscire definitivamente da questa emergenza. Siamo già a buon punto, i dati sono buoni, è confortante l'andamento della campagna vaccinale che procede e oggi è un giorno molto molto importante perché, come sapete, come avete visto anche sul nostro sito, oggi il CTS dovrà dire come va utilizzata AstraZeneca, il vaccino AstraZeneca, e soprattutto dovrà dare chiarimenti in merito alla seconda dose. Buongiorno sottosegretario, grazie per essere con noi. Oggi potremmo avere diciamo, una battuta di arresto rispetto all'utilizzo di AstraZeneca per le persone sotto i 50 anni. È importante perché, come lei sa bene, in tutta Italia sono stati organizzati degli open day anche per i ragazzi. Innanzitutto grazie, grazie per l'invito, grazie per l'opportunità, un'occasione importante, un confronto per che fare il punto e capire a che punto siamo e condividere anche insieme un percorso per il futuro. Per quanto riguarda il piano vaccinale, ovviamente le cose stanno andando molto bene, come diceva lei, poc'anzi i dati sono confortanti e credo che i risultati straordinari raggiunti dal piano vaccinale mettano in evidenza come siamo di fronte certamente a numeri che ci fanno guardare al futuro con maggiore fiducia. Oggi siamo arrivati alle 40 milioni di somministrazioni, abbiamo oltre 14 milioni di concittadini che hanno già completato il ciclo vaccinale, quindi certamente siamo all'interno di un percorso dove il piano vaccinale sta funzionando. Per quanto riguarda AstraZeneca, è ovvio che siamo di fronte, siamo in attesa di quella che sarà l'eventuale ulteriore prescrizione, ulteriore raccomandazione da parte di AIFA. È chiaro che già oggi siamo in presenza di una raccomandazione di utilizzare questo vaccino al di sopra dei 60 anni, ma dobbiamo comunque ricordare che siamo in presenza di un vaccino regolarmente autorizzato, regolarmente approvato dai 18 anni in su. Poi è chiaro, ripeto, esiste questa raccomandazione, dobbiamo però essere tranquilli e sereni perché il nostro piano vaccinale, e questo dobbiamo affermarlo con forza, solamente circa il 20% dell'approvvigionamento dei vaccini è di vaccini virali, quindi vaccini come AstraZeneca. Abbiamo l'80% dei vaccini che arriveranno nel nostro paese da qui ai prossimi mesi, invece che sarà composto da vaccini mRNA. Quindi ovviamente, certamente il nostro piano vaccinale non sarà compromesso, e l'obiettivo di arrivare a settembre all'immunizzazione di gregge credo che sia assolutamente un obiettivo raggiungibile e che non sarà messo in crisi anche da un'eventuale altra raccomandazione da parte di AIFA. Senta, sottosegretario, noi appunto abbiamo parlato della campagna vaccinale e poi naturalmente la campagna vaccinale consente anche di pensare alla ripartenza, quindi appunto parleremo dopo nella tavola rotonda di utilizzo dei fondi, di utilizzo di tutto quello che dovrà arrivare dal recovery plan. Lei è molto proiettato verso una ripartenza abbastanza libera, è così? Ma io sono convinto che dobbiamo assolutamente lanciare dei messaggi positivi e credo che il percorso che abbiamo intrapreso, un percorso di riaperture graduali, quindi con prudenza, con senso di responsabilità, quel senso di responsabilità che mi permetto di dire i cittadini non hanno mai fatto mancare in questo oltre anno di pandemia. È chiaro che dobbiamo dare delle prospettive, credo che con l'ultimo decreto aperture sostanzialmente siamo usciti da quel clima
di incertezze. I cittadini, le attività, le categorie produttive chiedevano di poter avere delle date per poter pianificare, per poter programmare una ripartenza, ripeto, con prudenza, con gradualità. Quando all'inizio di questo percorso il presidente Draghi disse un rischio ragionato, era proprio basato sul fatto, nella consapevolezza di avviare un percorso che prevedesse dei piccoli passi, ma tutti verso la solita direzione, senza tornare indietro. E dico che la politica si deve assolutamente assumere la responsabilità di fare delle scelte, quindi fare la sintesi tra quella che è ovviamente un'emergenza sanitaria, ma quella che è anche un'emergenza economica del nostro paese. E credo che aver avuto il coraggio, la responsabilità di fare delle scelte sia stata fatta in questa direzione, nella consapevolezza che il quadro epidemiologico, fortunatamente, ogni giorno ci dice che i dati stanno migliorando e i dati del piano vaccinale, fortunatamente, ogni giorno ci dicono che molti più concittadini sono vaccinati e credo che dare delle prospettive possa servire anche a ristaurare, a rinsaldare quel clima e quel rapporto di fiducia tra cittadini e il vaccino. Noi dobbiamo veicolare con forza il messaggio che il vaccino è l'unica via d'uscita per uscire da questa pandemia. E credo che se riusciamo a far passare il messaggio che più ci vacciniamo e più alcune libertà che sono state compresse negli ultimi mesi vengono invece ricedute ai cittadini, credo che possa essere positivo per aumentare ulteriormente questo piano vaccinale e per aumentare e accorciare il tempo di un ritorno graduale alla normalità. Ripeto, io credo che assolutamente oggi siamo di fronte a un quadro che ci permette di fare queste scelte e ripeto, dobbiamo farlo perché credo che sia anche l'occasione in cui la politica può anche provare a riallacciare un rapporto di fiducia con i cittadini. E credo che dobbiamo essere credibili. D'altronde, se crediamo e sosteniamo che appunto il vaccino sia la via d'uscita, dobbiamo anche dare delle prospettive ai cittadini, dobbiamo far intravedere la fine di un percorso. E allora il concetto di prevedere tutta una serie di date che prevedono la ripartenza e la riapertura va in questa direzione. Senta, lei 2 giorni fa, questo diciamo che è l'unico settore che non ha avuto ancora una data. Lei 2 giorni fa ha incontrato i gestori delle discoteche. In Italia, sono, migliaia i locali da ballo e ogni estate naturalmente si, ripropone lo stesso problema. L'avevamo avuto l'altro anno, non eravamo vaccinati, la situazione era buona, poi le discoteche hanno aperto e indubbiamente lì dove c'è stata grande affluenza, penso appunto alle regioni del sud, i contagi sono risaliti. Adesso i gestori delle discoteche, che sono una fetta importante dell'economia di questo paese, chiedono una data. Lei 2 giorni fa li ha incontrati e mi sembra che abbia dato una sorta di via libera al loro protocollo, quindi in discoteca prima con la mascherina e poi sempre con il pass e poi solo con il pass. Adesso c'è bisogno della decisione. Possiamo dare un messaggio a questo settore che, ripeto, credo sia l'unico che ancora non ha una data di ripartenza? Ma guardi, assolutamente sì. Tra l'altro, quando parliamo di discoteche, giustamente, come ha detto lei poc'anzi, non dobbiamo parlare solamente di luoghi di divertimento, ma parliamo di un settore produttivo nel nostro paese, perché sono oltre 3.000 i locali, sono oltre 100.000 gli addetti ed è un settore che ha un fatturato di 2 miliardi. Quindi credo che sia un settore che abbia diritto, come gli altri, ad avere una data, ad avere una risposta e deve essere considerato con pari dignità. A oggi il settore delle discoteche è l'unico che non ha ancora neanche una data per poter ripartire. E credo che sotto questo aspetto, riallacciandomi alla riflessione che ho fatto in apertura, ci siano le condizioni per assumerci la responsabilità di fare una scelta. Tra l'altro io li ho incontrati, ho trovato persone disponibili a condividere un percorso. Loro non chiedono di aprire domani. Chiedono di avere una data, chiedono di condividere un percorso con noi, di condividere un protocollo. Proprio oggi hanno inviato una loro proposta di protocollo sul quale ovviamente il CTS si dovrà esprimere. Il CTS potrà anche introdurre delle modifiche migliorative, cautelative, prudenziali. Ovviamente anche in questo caso stiamo parlando e dobbiamo parlare di riaperture graduali, dobbiamo fare ovviamente
delle riflessioni, delle differenziazioni, perché ci sono discoteche all'aperto, ci sono discoteche al chiuso, ma credo che oggi ci siano le condizioni per anche in questo settore intravedere una ripartenza. E allora io dico, se condividiamo il Green Pass come concetto e come strumento che ci permette i trasferimenti in sicurezza, ci permette la partecipazione di eventi in sicurezza, garantendo la tracciabilità e il monitoraggio, io credo che il Green Pass possa essere uno strumento che ci permetta anche di prevedere la riapertura graduale delle discoteche. Tra l'altro, io credo che se riusciamo ad aprire le discoteche, anche dal punto di vista del controllo, della gestione, del monitoraggio, sia meglio avere dei ragazzi dentro un locale controllato e gestito e monitorato dal punto di vista anche della pandemia, che non situazioni come si stanno vedendo nel nostro paese, e ce ne saranno sempre di più, e mi riferisco a movimenti in piazza, feste in piazza autogestite. Credo che sia una risposta che dobbiamo dare. E allora, se consideriamo che ad oggi abbiamo somministrato 40 milioni di vaccini, da qui a fine giugno mancano ancora 20 giorni, significa che somministreremo circa altri 12 milioni di dosi di vaccino. Io credo che traguardare il mese di luglio come il mese della possibile ripartenza di questo settore, io credo che sia una previsione ragionevole, prudenziale, cautelativa, che va fatta con responsabilità all'interno di un percorso condiviso. E ripeto, da parte dei gestori c'è la disponibilità a condividere un percorso e a stabilire regole. È ovvio che una volta stabilite le regole vanno rispettate, vanno osservate, occorre ovviamente mettere in atto dei controlli perché comunque è un settore delicato, ma ripeto, attraverso il Green Pass io credo che possiamo tranquillamente prevedere anche la ripartenza di questo settore, anche perché mi permetto di dire, non possiamo permetterci di fare l'errore che è stato fatto lo scorso anno, non possiamo considerare il parametro del distanziamento, il parametro sul quale riaprire le discoteche, perché la discoteca è per definizione il luogo dove si sta insieme, dove comunque c'è aggregazione, e quindi dobbiamo per forza di cose condividere dei parametri che garantiscono invece la sicurezza, il monitoraggio, e alla fine si andrebbero a creare delle sorte di bolle bianche, perché alla fine se in discoteca entrano i vaccinati, entrano i tamponati, entrano coloro che hanno contratto il Covid. Alla fine credo che dal punto di vista dei contagi, tutto sommato, si va a creare una situazione facilmente controllabile. Senta, sottosegretario, lei ha parlato di immunità di gregge, di appunto di vaccini e di campagna che procede spedita. Pensiamo, contiamo, speriamo di avere a settembre un'immunità di gregge che possiamo prendere l'impegno, ci consentirà di riaprire le scuole in presenza totalmente? Guardi, assolutamente sì, questo deve essere un impegno prioritario del governo e lo è, tra l'altro anche nel primo discorso di insediamento del presidente Draghi ha messo in evidenza come sia importante garantire la scuola in presenza ai nostri ragazzi, perché la scuola non significa solamente apprendimento, la scuola significa un percorso di formazione, un percorso educativo, la scuola in tante realtà significa anche inclusione sociale, la scuola significa dare la possibilità ai nostri ragazzi di creare relazioni, di stare insieme. Quindi è assolutamente fondamentale tornare alla scuola in presenza e credo che le condizioni ci saranno. Tra l'altro anche la possibilità di avere già oggi un vaccino che si può somministrare fino ai ragazzi di 12 anni, certamente è un elemento in più, uno strumento in più che abbiamo a disposizione. Tra l'altro credo che dobbiamo ringraziare anche i pediatri che hanno dato subito la disponibilità a farsi carico della vaccinazione dei più giovani e quindi credo che siamo assolutamente nelle condizioni di poter garantire la ripresa dell'anno scolastico in presenza. Questo deve essere un obiettivo prioritario, lo sarà, lo è e certamente lo faremo. Le faccio un'ultima domanda che naturalmente introduce poi i nostri, la tavola rotonda che seguirà questa nostra intervista. Che... Vaccini, noi dobbiamo immaginare che con il 2022 il vaccino diventerà un vaccino annuale, quindi la terza dose, poi la quarta dose, cioè il vaccino anti-Covid dovrà essere come il vaccino per l'influenza? Guardi, su questo ovviamente la comunità scientifica sta lavorando quotidianamente, siamo in una fase di studio continuo,
È chiaro che dalle prime indicazioni che abbiamo occorrerà prevedere sicuramente una terza dose. E tra l'altro siamo pronti sul territorio, abbiamo una rete di punti vaccinali molto capillare sul territorio, abbiamo tanti vaccinatori che hanno dato la disponibilità in questa campagna vaccinale. Tra l'altro, per quanto riguarda la terza dose, non saremo più in una fase emergenziale, ma si potrà programmare, si potrà pianificare e certamente saremo pronti per farla. Ora si tratta di capire l'elemento di riflessione sul quale la comunità scientifica sta riflettendo e sta approfondendo e capire l'arco temporale entro quando dovremo fare la terza dose. Credo che dalle indicazioni che abbiamo oggi probabilmente sarà la scadenza di un anno il tempo e il limite in cui prevedere la terza dose. Quindi sicuramente sì, ripeto, abbiamo una struttura pronta, efficiente, capillare, presente sul territorio e quindi certamente saremo in grado di farla e lo faremo anche in tempi rapidi. Grazie, grazie sottosegretario per aver partecipato a questo nostro incontro. Grazie, buon Grazie lavoro e a a voi, grazie a presto. voi.